Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e sulla campanella per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occuperemo del nuovissimo plugin offerto da Acustica Audio. El Rey quindi si ispira all'RCA BA6A degli anni 50, appositamente modificato per Wells secondo le sue specifiche. La versione software è stata creata in collaborazione con il famosissimo sound engineer Greg Wells e lo studio DMI di Luca Pretolesi. Array si comporta in maniera estremamente delicata, aggiunge un calore ed una unicità esclusiva ai nostri mix o agli strumenti con cui intendiamo missare. Ha delle caratteristiche soniche molto tipiche, come ascolteremo, e in definitiva aggiunge quel tocco magico che spesso abbiamo ascoltato nei dischi di maggior successo, sia pop sia di musica elettronica. È un compressore dal carattere molto preciso e ben definito, quindi non aspettiamoci una compressione dettagliata ma soprattutto trasparente. La utilizzeremo in questo momento su uno dei brani che sto producendo, ma è un esempio da cui prendere spunto per poter poi utilizzare il nuovissimo Array nei nostri mix personali. Azzeriamo tutti i parametri e accendiamolo. Non utilizzerò in questo momento i bellissimi preset creati proprio da Greg Wells, Alan Meyerson, Buzz B, Dave Pensato ed altri grandissimi sound engineers per capire meglio le caratteristiche del compressore. Quello che vi consiglio è di mettere le cuffie, possibilmente delle buone cuffie o dei buoni speakers da cui ascoltare la differenza e soprattutto il trattamento che applica al segnale stereo, perché come noteremo raggiungerà una maggiore profondità proprio rispetto al canale centrale. Il bus su cui lo applicherò, come vedete, lavora con un range dinamico vicino ai meno 12, meno 24. Facciamo entrare il segnale. Alziamo il threshold. In questo momento inizia a lavorare. Facciamo caso sul segnale stereo proprio alla sezione dei bassi e degli alti. Teniamolo su un release fast, è un attacco abbastanza lento. Esageriamo un po'. Notiamo, come vi dicevo, questa bellissima colorazione sui bassi e la profondità che il mix assume. Ovviamente rispetto alla macchina originale abbiamo delle feature in più, tra cui il controllo di attacco e release, la possibilità di usare un auto gain e l'high pass filter che ci permette di controllare appunto la colorazione sulla parte bassa del mix. È indubbiamente uno dei plugin di compressione più belli realizzati quest'anno. Indubbiamente riceverà tantissimi premi dalle varie riviste di audio. Personalmente lo userò in ogni mio mix. Vi consiglio ovviamente di utilizzarlo anche sulle singole tracce, quindi sulla voce o sulla batteria o sul basso direttamente, oltre che sul mix. È un tool che mancava rispetto ai tantissimi compressori che sono usciti in questi anni. È indubbiamente the final weapon, in grado di regalare un colore caratteristico ed un sound caldo e morbido come ci si aspetta dalle apparecchiature analogiche. Complimenti quindi ancora a Acustica Audio e a Studio DMI per questa nuova realizzazione. Quello che vi consiglio è di scaricare la demo, provarla sul vostro computer e poi pensare se acquistarla o meno. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere i fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione. Ciao, a presto!